siamo qui oggi davanti a Montecitorio insieme agli agricoltori che giustamente sono arrabbiati, per non dire di peggio, di questa nuova imposta, di questo nuovo balzello. Il Movimento 5 Stelle dice no all'IMU sui terreni agricoli e per questo ha presentato una serie di emendamenti abrogativi. Allora, bisogna dire anche che questo governo, si parla tanto di coperture, però nessuno parla delle coperture delle famose 80 euro di Renzi. Mentre il governo spende tanti soldi, si prepara l'evento dell'Expo dove si parlerà di nutrire il pianeta, il governo decide di tassare chi produce cibo in questo paese. Nel 7.30 mi levano tre stipendi del mensile che prendo di pensione. Adesso mi viene da pagare, io ho passato l'attività al figlio perché c'è il lavoro, ho passato l'attività al figlio e ciò adesso io mi arrivano da pagare 2.000 euro, questo è il risultato. Dove vado a prendere questi soldi? Ma noi siamo particolarmente tartassati, quindi i nostri bilanci sicuramente non riusciremo a chiuderli perché è talmente iniqua. Chiamare questa una tassa secondo me è sbagliato, questa è proprio una patrimoniale ingiusta. Parliamo tanto di fare una patrimoniale, questa è praticamente una patrimoniale sui contadini. Noi l'abbiamo dovuta in qualche modo subire e sopportare, ma subire e sopportare la tassa non ha significato che questi soldi sono rientrati al comune, perché dal 10 febbraio i cittadini di Vasanello hanno pagato 50.000 euro e lo Stato ancora non li ha trasferiti nei bilanci comunali. Questa è un'ulteriore presa per i fondelli. Altri zero. Si parla, ma noi paghiamo l'IMU sulle case, allora voi pagate l'IMU sulla terra. Però noi paghiamo sia l'IMU sulle case che sulla terra. Ed è insostenibile. E poi cosa facciamo? C'è l'Expo 2015 quest'anno, si parla di agricoltura sostenibile, si parla di un futuro verde e ci bastonate a noi ogni singola volta. Ogni volta noi che cerchiamo di fare le cose bene, cerchiamo di tenere un territorio, boom, bastonate. Noi veramente siamo in ginocchio, l'agricoltura è una realtà in ginocchio. Con una giornata come questa ovviamente non si lavora in campagna, quindi significa non produrre e quindi non avere soldi da poter investire o comunque da poter guadagnare. Cioè qualsiasi persona, cioè non c'era bisogno del governo Renzi per mettere le tasse, qualsiasi persona è in grado di mettere le tasse. Qui la gente ha bisogno di risposte serie, cioè qui bisogna fare le leggi si fanno o buone o cattive. Allora fate le leggi buone. Se ci riuscite, non ci riesco.